Hub vaccinali aperti in Calabria per gli Open Vax Weekend. Lunghe file a Cosenza sotto la pioggia per la somministrazione del siero. Domani unità mobile presente nel centro commerciale di Remme. Intanto crescono i contagi e da lunedì la Calabria è zona gialla. Spesi solo 38 milioni su 115 di fondi Covid in Calabria, quanto emerso dalle relazioni dei magistrati della Corte dei Conti, attivate solo 4 postazioni di terapie intensive sulle 134 previste. Il segretario generale della UIL Bombardieri alla manifestazione promossa a Lamezia da CGIL UIL, lavoro, fisco e pensioni al centro delle rivendicazioni. Neve sulla Sile e pioggia nel resto della regione, disagi e incidenti sulle strade calabresi. Finisce 1-1 la gara del Cosenza in trasferta contro il Pordenone, la squadra friulana decimata dal Covid in vantaggio nella prima frazione di gara. I rossoblù pareggiano nel secondo tempo con il gol di Situm. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque il Vax Day di oggi e domani che dà la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione ha riscosso molto successo, ma a Cosenza nel centro vaccinale di Via degli Stadi si sono registrati anche diversi problemi, molta gente infatti ha dovuto attendere al freddo e sotto la pioggia. Vaccinazione libera, senza prenotazioni, oggi e domani nei centri vaccinali a Cosenza e in Via degli Stadi. La pioggia non ha scoraggiato le molte persone che hanno deciso di vaccinarsi, poche le prime dosi, ma moltissimi i richiami e le terze dosi. L'affluenza è tanta, soprattutto in questo momento delle terze dosi. Stiamo somministrando dosi di Moderna. Abbiamo un po' di problemi nella struttura perché con la pioggia e il brutto tempo si è creato un po' di calca all'esterno. Molta gente ha lamentato difficoltà e problemi per essere rimasta a lungo in attesa al freddo e sotto la pioggia. L'errore, almeno di questa situazione, è aver convocato i non prenotati insieme ai prenotati. Qua non si capisce quando tocca al prenotato e quando tocca al non prenotato. Poi fare l'open vax in modo incontrollato, potrebbero arrivartene 1000 come potrebbero arrivartene 2. E c'è un altro problema. Il sito di Via degli Stadi ha mostrato tutte le sue lacune dovute alla pavimentazione esterna inesistente. Qui impera il fango. Il servizio così viene bocciato. Pessimo, pessimo. Guardi, se usciamo vivi da qui, penso che andremo a ricoverarci in ortopedia, perché si rischia di scivolare, di inciampare. Ci sono tutti i rischi possibili e immaginabili. Infine, visto che si inietta quasi solo Moderna, qualcuno ha dei timori a fare vaccini diversi. Uno che ha fatto come prima dose AstraZeneca, seconda dose Pfizer, mo arriviamo alla terza Moderna, mi sembra proprio una presa in giro. Qua non guardano né a chi lo fanno, né come lo fanno, né dove lo fanno e né quando lo fanno. Io sono Provax, a me mi scadono i 6 mesi ancora il 25 dicembre e sono qua per fare il vaccino. Voglio essere precisa, corretta, mi voglio tutelare la mia famiglia. Ma i medici rassicurano. No, non è un problema fare il Moderna, c'è anche chi ha fatto prima dose di AstraZeneca, seconda di Pfizer e terza di Moderna, ma la terza dose, la dose booster, può essere fatta con qualsiasi vaccino mRNA, Pfizer o Moderna, indipendentemente da quello che è stato fatto alle prime due dosi o alla prima dose se è stato fatto Johnson. Vediamo com'è andato il primo giorno di Vax Day a Castrovillari. Vax Day anche a Castrovillari senza prenotazione per incentivare la campagna vaccinale. E presso il presidio ospedaliero della città del Pollino questa mattina di buon'ora si sono presentati chi per la terza dose e chi per la prima. La terza dose. Da quanto tempo siete qua? No, veramente è 10 minuti. Io l'ho fatto la seconda, però non so se me lo fanno la terza o lo faccio. Ad attenderli i volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile, ma soprattutto le Caposala, Marsiglia e Genise, responsabile della piattaforma Domenico Di Leone, referente centro vaccinale Vincenzo Forte, i dottori Cariati, Dulcetti, Di Leone, Cirone e ancora Sara, Elenia, Luca, Paola, Assunta, Caterina, un esercito di sanitari a cui questa mattina abbiamo voluto dare oltre il volto anche il nome, persone che dall'inizio delle vaccinazioni non si sono risparmiate mettendosi a disposizione, come è successo anche oggi dei tanti che dalle 7:30 erano già pronti per il vaccino. È fondamentale vaccinarsi, senza il vaccino saremmo ritornati nei secoli bui del Medioevo,
dove un agente microbiologico poteva decimare la popolazione, ridurre gli stati in condizione disastrosa e portare anche a sovvertimenti di natura sociale e politica. Quindi senza il vaccino non avremmo l'ordine stabile che abbiamo oggi in Occidente e soprattutto avremmo il collasso e le pulsioni più irrazionali diventerebbero poi materia di convivenza civile, quindi sfalderebbero le città e gli stati. Prego alle persone che non si sono vaccinate di farlo, perché ci stiamo contagiando uno con l'altro ed è molto pericoloso. Noi facciamo 25 vaccini all'ora, quindi siamo arrivati a farne 100 stamattina dalle 9 alle 13. Oggi pomeriggio abbiamo un altro numero di persone elevate che riguardano tutto il personale docente, altre 128 persone, in modo da poter garantire quello che è la vaccinazione a tutti gli effetti. Come numeri questo territorio sta rispondendo molto bene. Dall'inizio della vaccinazione abbiamo fatto 100.000 somministrazioni di vaccini e c'è una grande collaborazione da parte, diciamo, dell'intero territorio, Mormanno, San Marco Argentano, Roggiano, Lungro e Castrovillari, e grazie, diciamo, all'abnegazione, alla grande disponibilità anche dell'associazione, da parte dell'istituto del comune che ci sta dando una grandissima mano, è naturale, degli operatori sanitari, stiamo riuscendo a dare delle ottime risposte. Intanto crescono i contagi in Calabria, ad oggi Luzzi in provincia di Cosenza in zona arancione, mentre la Calabria, come già anticipato nelle edizioni di ieri del nostro TG, da lunedì è in zona gialla. Vediamo. Il balzo dei contagi preoccupa la Calabria. In un solo giorno se ne sono registrati più di 100 i numeri restituiti alla regione dai dipartimenti delle ASP e non è il solo elemento di allarme. I posti in terapia intensiva e area medica sono saturi. La nostra regione è all'11,8% di occupazione nelle rianimazioni contro la soglia fissata del 10% e al 16,8% in area medica contro la soglia del 15%. L'incidenza a 7 giorni nel periodo 3-9 dicembre è a 119 per 100.000 abitanti sopra la soglia di 50 che consente il tracciamento ed è in crescita per la terza settimana, numeri che ne hanno decretato il passaggio in zona gialla da lunedì. L'ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza, il cambio di colore non determina limiti alla circolazione, ne prevede il coprifuoco in una terra in cui vige l'obbligo di mascherine alla aperto e dove, come nel resto del paese, sono applicate le norme relative al Super Green Pass, misure che in alcuni centri non bastano. Luzzi nel Cosentino da oggi è zona arancione. È stato lo stesso sindaco, preoccupato per un focolaio in paese, a chiedere alla regione maggiori restrizioni fino al prossimo 20 dicembre. Si accelera infine sui vaccini. Oltre al Vax Day previsto in tutta la regione è possibile accedere senza prenotazioni ogni sabato e domenica. Domani inoltre l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha organizzato un Vax Free Day nel piazzale del centro commerciale Metropolis di Rende. In una nota l'ASP precisa che il centro mobile rimarrà aperto tutte le domeniche dalle 11 alle 18. I numeri del contagio nel consueto bollettino della regione. Sono 481 i contagi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore su 7.186 tamponi effettuati. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 88, Catanzaro 117, Crotone 42, Vibo Valentia 58, Reggio Calabria 176. Sono 158 i ricoveri in reparto, 3 in meno rispetto a ieri, stabili a 22 invece i ricoveri in terapia intensiva, 5 i nuovi decessi che portano a 1.524 il totale delle vittime da inizio pandemia. Intanto sono stati spesi solo 38 milioni su 115 di fondi Covid in Calabria, quanto emerso dalla relazione dei magistrati della Corte dei Conti. Tra l'altro sono state attivate solo 4 postazioni di terapia intensiva sulle 134 previste. Ammontano a milioni di euro le risorse destinate a fronteggiare la pandemia, soldi stanziati dallo Stato ma non spesi dalle aziende sanitarie calabresi, e la Corte dei Conti a definire il quadro. Nel silenzio dell'Aula a Catanzaro i magistrati nelle relazioni precisano che nel 2020, anno d'inizio della pandemia, l'anno del primo lockdown, sono stati trasferiti dal Ministero circa
115 milioni di euro di fondi Covid, ma la gran parte di essi, e cioè 77 milioni di euro, giace accantonata nei bilanci delle aziende al 31 dicembre 2020, senza che sia stata organizzata la rete ospedaliera. Il Ministero della Salute ha previsto inoltre per la Regione Calabria, aggiunge il magistrato contabile Stefania Anna Dorigo, che ha i posti letto in terapia intensiva già attivi prima dell'emergenza, 146, vadano ad aggiungersi ulteriori 134 postazioni. Inoltre ha programmato che vadano riconvertiti in posti di terapia semi-intensiva 136 postazioni. Allo stato sono stati attivati solo 4 posti di TIN all'ospedale Spoc Cetraro Paola LASP di Cosenza, al costo complessivo di 394.298 euro circa. Il magistrato ha anche sottolineato che tutti gli interventi in corso sono pianificati e previsti nella loro realizzazione nel 2022 inoltrato, quando cioè il peso della pandemia sulle strutture sanitarie potrebbe essere differente grazie alla campagna vaccinale e all'uso di medicine più mirate. Resta il dato rilevato dai giudici della Corte dei Conti, ossia che le risorse distribuite dallo Stato non sono state finora impegnate in modo efficace. E tre giorni arriverà a Palazzo Campanella la piattaforma programmatica del Presidente della Regione Roberto Occhiuto. Un debito complessivo che sfiora 1 miliardo e 200 milioni di euro fra aziende ospedaliere e aziende sanitarie provinciali calabresi, che ancora nel 2020 sono andate sotto da altri 267 milioni. Bastano queste cifre, nucleate dalla Corte dei Conti in sede di giudizio di parifica, per far capire di fronte a quale macigno si trovino la Calabria e il neocommissario governativo per la sanità calabrese Roberto Occhiuto. Per questo nel Consiglio regionale di martedì prossimo, in cui Occhiuto snocciolerà le sue linee programmatiche e durante il quale si approverà anche il DEF, il documento d'economia e finanza regionale, sarà pure varato un importantissimo progetto di legge che ha per primo firmatario il cosentino di Forza Azzurri Pierluigi Caputo, vicepresidente di maggioranza dell'Assemblea. Si tratta della cosiddetta azienda zero, l'azienda sanitaria regionale unica, vagheggiata fin dai tempi di Giuseppe Chiaravallotti. In teoria dovrebbe sostituire tutte le altre. In pratica non potrà essere così, visto che nella stessa seduta si vaglierà ad esempio la proposta di legge firmata dallo stesso presidente del Consiglio regionale, il leghista Filippo Mancuso, che sancisce l'agognata fusione fra le aziende ospedaliere catanzaresi Pugliese Ciaccio e Policlinico Universitario Mater Domini. In realtà l'azienda zero sarà dunque un nuovo ente in più, a supporto, si legge nel testo, della programmazione sanitaria e sociosanitaria e al coordinamento e alla governance del servizio sanitario regionale. L'auspicio, insomma, è che ne vengano fuori ingenti risparmi quanto ad appropriatezza ed esborsi per l'acquisto di beni e servizi, che sarà centralizzato. Le aziende preesistenti non saranno soppresse e non ci saranno tagli agli organici, mentre l'azienda zero avrà personale proprio che prenderà delle varie articolazioni regionali o assumerà ex novo. Dall'azienda zero dipenderanno peraltro pure gli accreditamenti dei privati convenzionati. In Calabria, tema rovente. Nella giornata di ieri si sono registrati dei disservizi ai telefoni della centrale operativa territoriale dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Molti utenti non sono riusciti a contattare l'importante servizio. Oggi però, a quanto pare, il problema è stato risolto. Ma vediamo cosa è successo. Sono arrivate molte segnalazioni riguardo alcuni disservizi registrati nel contattare telefonicamente la centrale operativa territoriale dell'ASP di Cosenza. Oggi siamo andati a vedere. I problemi, adesso risolti, sono da addebitare ad un aggiornamento software. Ieri c'è stato un disguido sulla linea, un problema sulla linea per un aggiornamento che ha fatto il gestore del programma e dei telefoni della centrale operativa, perché doveva essere fatto durante la notte, si è prolungato durante la mattina e anche durante tutto il giorno, e le telefonate arrivavano a singhiozzo. Qui voi ricevete soprattutto le telefonate delle persone che hanno fatto dei tamponi, vogliono dei chiarimenti?
Sì, che hanno fatto dei tamponi, vogliono sapere se sono positivi o negativi, poi vogliono i vari provvedimenti di isolamento, di quarantena, di fine isolamento, di fine quarantena, e non c'è soluzione di continuità, nel senso che si devono fare tutti i giorni, compresi il sabato e la domenica. Come avete visto, noi chiudiamo isolamenti o apriamo isolamenti anche durante il sabato e la domenica. Il servizio è attivo 8-20 tutti i giorni. Al lavoro ci sono 6 centralinisti, tutti assunti a tempo determinato e con contratti in scadenza a fine dicembre. Se ci fossero più dipendenti non sarebbe male. Il personale purtroppo è sempre un po' carente. Se dobbiamo dare risposte a 700.000 persone nell'ASP di Cosenza, diciamo in totale, però capisce che 6 persone che devono rispondere per tutta l'ASP possono essere poche in certi momenti. Considerate che Luzzi è stata dichiarata zona arancione l'altra volta perché c'erano 87 positivi, e considerate quante quarantene intorno ci saranno, tutte queste persone chiamano a tutti, non solo alla centrale, ai responsabili di igiene anche del luogo, e tutti i telefoni si intasano. Se ci fosse più personale sarebbe una cosa certamente molto utile, e io so che la dirigenza di questa azienda si sta impegnando per trovare personale sia medico che infermieristico. Speriamo che queste cose possano arrivare a breve. Il segretario generale della GUIL Bombardieri alla manifestazione promossa a Lamezia da CGIL e GUIL, lavoro, fisco e pensioni al centro delle rivendicazioni. Non va tutto bene, CGIL e GUIL a Lamezia preparano le manifestazioni del 16 dicembre, un segnale preciso al governo Draghi e una piattaforma di rivendicazioni su fisco, lavoro e pensioni. I punti fondamentali che noi abbiamo posto all'attenzione del governo sono intanto la riforma fiscale, una riforma fiscale che sia in grado di combattere 110 miliardi di evasione fiscale, di cui non si parla più, di effettuare una redistribuzione partendo dalle categorie che oggi stanno in grande difficoltà. Un'attenzione sul tema del welfare, attenzione ai giovani, alle donne, a chi ha lavorato per 41 anni di fila e vuole andare in pensione. Questi sono i temi principali, ma c'è una piattaforma unitaria sulla quale tutti ci siamo impegnati. Manca la CISL, la triplice non è unita in questa lotta. Io ho molto rispetto delle decisioni delle altre organizzazioni sindacali confederali. In questo paese non c'è un sindacato unico, sono 3 grandi centrali sindacali che hanno storie diverse, tradizioni diverse. Ho sempre molto rispetto delle scelte degli altri e ne pretendo altrettanto. Mezzogiorno sparito dall'agenda di governo, denunciano i sindacati che contestano, almeno in Calabria, i dati sulla crescita. Questo 6% di prodotto interno lordo che nel paese è emerso, non lo abbiamo visto tradotto in termini occupazionali o di sviluppo, cioè il lavoro è rimasto precario. È rimasto sfruttato, è un lavoro che non crea occupazione di qualità, e quindi questo 6% prima o poi lo analizzeremo rispetto a quello che sono i dati statistici. Sicuramente quel 6% non ha prodotto lavoro di qualità, non ha prodotto lavoro per i giovani e non ha prodotto lavoro per le donne soprattutto, perché questo è un altro grande tema che è derubricato dall'agenda del governo. La pagina del maltempo, pioggia, vento e neve hanno causato problemi e disagi in Calabria. Neve, pioggia incessante, forti raffiche di vento e grandinate sulla Calabria. Il maltempo che in queste ore sta imperversando sulla nostra regione ha causato anche un incidente sulla statale 18 nei pressi dello svincolo di Cittadella del Capo nel Cosentino. A causa della forte grandinata che si è abbattuta in questa zona in mattinata e che ha reso il fondo stradale viscido in località Greco, è avvenuto un sinistro che ha coinvolto diverse autovetture che percorrevano la statale nei due sensi di marcia. Una carambola di mezzi coinvolti e disagi alla circolazione, tornata però alla normalità solo grazie all'intervento della Polizia Stradale e del 118, che immediatamente è intervenuto per la presenza di feriti che hanno riportato traumi per fortuna di lieve entità. Anche sulla 107 Silana Crotonese, nei pressi di Rovito, il traffico è stato bloccato per ore a causa di un mezzo pesante che si è messo di traverso e ha bloccato in entrambe le direzioni l'arteria viaria. Sulla 2 del Mediterraneo, nei pressi di Lauria Nord, la neve è caduta copiosa con mezzi spargi sale e spazza neve in azione per evitare disagi ai viaggiatori che in queste ore si trovano a percorrere l'autostrada. Ma è in Sila che si registrano maggiori criticità per l'abbondante nevicata che sta
imbiancando il paesaggio montano. I fiocchi di neve continuano a scendere senza sosta e a rendere, nonostante tutto, l'atmosfera prenatalizia davvero splendida. È dedicato a Giacomo Matteotti, il primo vero antagonista di Mussolini, il nuovo libro del senatore Riccardo Nencini dal titolo Solo. Il volume è stato presentato a Cosenza. Ha scelto Cosenza il senatore Riccardo Nencini per presentare il suo ultimo libro dedicato a Giacomo Matteotti. Era giusto presentarlo a Cosenza perché anche qui c'è una storia di rinascita in corso. Ed è una storia di rinascita che va raccontata e ci sono molti esempi che in Solo potrebbero essere ripresi anche per realtà quotidiane dell'Italia contemporanea. Solo, questo è il titolo dell'opera di Riccardo Nencini, scritta con il piglio dello storico e la passione del politico. Il volume racconta, attraverso la vita di Giacomo Matteotti, una fase importante della storia del nostro paese e i protagonisti delle vittorie e delle sconfitte. Matteotti è uno dei pochissimi che comprende le radici imponenti del fascismo e capisce subito, fino dal 21, che se il fascismo pianta queste radici ben sottoterra sarà molto difficile sradicarlo, e si rivelerà purtroppo che Matteotti ha ragione. L'altro motivo per cui il titolo Solo è che fra il 23 e il 24, quando viene rapito e ucciso, il 10 giugno combatte quasi in solitudine Mussolini e il fascismo in questo ordine. La presenza del senatore Nencini a Palazzo dei Bruzzi rappresenta un segnale importante di vicinanza non solo al sindaco Franz Caruso, ma a tutta la città di Cosenza. La sua presenza è anche un segnale di vicinanza per quello che vuole essere l'attività che l'amministrazione comunale vuole mettere in campo proprio per rilanciare la Cosenza che si è conosciuta nel passato, l'Atene della Calabria, la Cosenza culturale. Ed è importante non solo per queste manifestazioni, ma per tutto quello che noi riusciremo a fare, soprattutto per il centro storico, grazie all'aiuto di Riccardo, perché quello è l'obiettivo, di riportare la cultura nella sua sede naturale, riaprire, come stiamo già facendo, il teatro, le manifestazioni, a una stagione di lirica e di prosa, riaprire l'Accademia Cosentina, dare fiato e dare sostegno alla nostra biblioteca civica, alla Biblioteca Nazionale, alla Casa delle Culture, tutti quei presidi di cultura che nel tempo purtroppo non hanno più fornito quel riferimento che la città aveva e che deve necessariamente ritornare ad avere. La Calabria si prepara al Vinitaly 2022. La Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione si sta organizzando con consorzi di tutela dei vini e di aziende vitivinicole regionali per raccogliere e coordinare idee e proposte finalizzate alla predisposizione del progetto di partecipazione della Calabria alla manifestazione fieristica Vinitaly 2022 che si terrà a Verona dal 10 al 13 aprile. Noi punteremo fortemente sul Vinitaly 2022 perché riteniamo che questa manifestazione debba vedere una forte presenza della nostra regione, sia per premiare gli sforzi, tanti sforzi compiuti dai nostri imprenditori del settore vitivinicolo che hanno aumentato le produzioni ma anche notevolmente migliorato la qualità dei nostri vini. Ed in più per presentare un'immagine di Calabria tutta diversa, un'immagine nuova, un'immagine di una terra da scoprire e cominciare a creare quello in cui noi crediamo da tanto, il brand Calabria che finora non c'è stato. Siamo allo sport, parliamo di calcio, iniziamo dal Cosenza che oggi ha pareggiato a Pordenone. Termina 1-1 la gara del Cosenza a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone. I rossoblù vanno sotto nel primo tempo con il gol di Butic realizzato su calcio di rigore. La squadra friulana, decimata dal Covid, gioca una buona prima fazione di gara. Nella ripresa, al 23esimo, l'espulsione di Barison per doppia ammonizione che lascia i neroverdi in 10 uomini. Il Cosenza, del nuovo corso di Occhiuzzi, inizia così a spingere e trova il pareggio al 33esimo del secondo tempo con la conclusione di Situm che infila l'angolo alto della porta di Peris. I lupi continuano ad attaccare fino al termine della gara, che però finisce in parità, ma il risultato interrompe la striscia di sconfitte e porta il Cosenza a 16 punti in classifica. I ragazzi venivano da una serie di risultati negativi, quindi i ragazzi da quella
quel respiro in più, insomma, per poter, ecco, questa settimana avere una settimana intera per poter lavorare su determinate cose. C'è tanto da lavorare, ma ho a disposizione, ho trovato un gruppo eccezionale, quindi i meriti vanno dati a chi mi ha preceduto, e quindi ho trovato un gruppo preparato bene, allenato bene, e quindi bisognava trovare quella tranquillità mentale. È normale, non è che uno si accontenta del pareggio, perché comunque il Cosenza deve cercare di andare a giocare le gare per vincere, però non come il primo tempo, perché per vincere le gare ci vuole tanta cattiveria, ci vuole tanto voglia di voler vincere i duelli, e quindi bisognerà lavorare tanto. A Crotone invece è costata cara la sconfitta contro la Cremonese al tecnico Pasquale Marino. Al suo posto il club ha richiamato Ciccio Modesto. Ritorno all'antico per il Crotone, che dopo la quinta sconfitta consecutiva ha richiamato alla guida tecnica Mister Modesto. La società, attraverso un comunicato, ha ringraziato Pasquale Marino e i suoi collaboratori e ha fatto sapere che il gruppo resterà in ritiro fino alla gara di Coppa Italia di martedì contro l'Udinese. Poi si tornerà in Calabria per affrontare con concentrazione le tre sfide che restano fino a fine anno con Pordenone, Parma e Como. Ma tornando all'anticipo di ieri, i pitagorici avevano iniziato la gara con il piglio giusto, sbloccando il risultato con Maric dopo 4 minuti. Poi la reazione dei padroni di casa, che sono riusciti a riequilibrare il match con Fagioli. Nella ripresa il 3-1 micidiale ad opera di Strizzolo e Zanimacchia, che rimettono in corsa la squadra di Pecchia. Poi il rigore concesso ai calabresi sul finale per un fallo di mani in aria e la trasformazione del capitano Benali, che a fine gara parla del momento no del Crotone. Purtroppo questa squadra tante volte aspetta il primo schiaffo per reagire. Questa è una cosa che sicuramente dobbiamo migliorare, però oggi, come l'ho detto prima, siamo riusciti pure ad andare in vantaggio, però poi i tre gol che ci siamo fatti da soli, la partita poi diventa complicata da recuperare. E in chiusura le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Il fine settimana, ormai prossimo, sarà caratterizzato da tempo ancora molto instabile nella giornata di domenica, così come nei giorni scorsi, sempre sui versanti tirrenici ed interni, dove localmente le piogge potrebbero risultare anche di forte intensità e con nuove nevicate abbondanti sui rilievi, mediamente a quote superiori ai 1000 metri e localmente più in basso. Un graduale e progressivo miglioramento inizierà dalla giornata di domenica, a partire dalla Calabria settentrionale, in estensione sul resto della regione. Da segnalare rischio di mareggiate lungo i litorali tirrenici. Domani al mattino residua instabilità sui versanti ionici cosentini e crotonesi e sulla Calabria meridionale, con deboli nevicate sopra i 900 metri sulla Sila, mentre su Serre Aspromonte al di sopra dei 1200-1300 metri. Si tratterà tuttavia di fenomeni deboli, altrove cielo sereno o poco nuvoloso, temperature stazionarie. Domani mari generalmente mossi o molto mossi, con venti di direzione settentrionale ovunque. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata, arrivederci.